bellissimo, è bellissimo, è fantastico, speriamo, insomma, speriamo ci porti, ecco, fortuna anche per questa stagione estiva, per la prossima stagione estiva, che porti tanta gente. Nel pacco di Natale la Dispoli ha trovato un ponte bianco. È stato inaugurato dal sindaco Paliotta il ponte che collega il lungomare Regina Elena a Marina di Palo. I ponti sono sempre un fatto simbolico perché uniscono due porzioni di territorio. Intanto è un recupero storico perché qui c'era molti anni fa un passaggio che consentiva ai pochi cittadini della Dispoli di allora di andare da una parte all'altra con un ponticello in legno. Consente di riunire i lungomari, adesso è veramente un lungomare di 4 km, prima erano piccoli tronconi, insieme all'altro ponte fatto alcuni anni fa. Io voglio ricordare che questi ponti hanno avuto il finanziamento della provincia e il loro iter è iniziato diversi anni fa. L'opera è costata 500.000 euro ed è stata salutata con molto entusiasmo dai cittadini che pur nella giornata festiva non hanno fatto mancare il loro sostegno. Novità importante perché per andare direttamente in piazza si può andare senza fare un giro molto largo e quindi è comodissimo. È una cosa bellissima questo ponte, è una cosa giusta che è stato fatto, che si doveva fare. È una soddisfazione, insomma, per la Dispoli, questo ponte è una bella struttura. A me è un piacere, soprattutto perché prima abitavo da questa parte e per fare tutto il giro ci mettevamo i secoli, adesso è una cosa migliore. Beh, è una cosa fatta bene perché per la passeggiata a lungomare più che altro, per i turisti che vengono qui. Sono nato qua, mio figlio è nato qua e sono i miei nipoti che sono nati qua. A noi non si può passare da una parte all'altra prima. Sì, eh sì. Dai, Giordano. Puoi venire da sta a Parigi.